Buongiorno, ci trova lei? Buongiorno, senta, mi scusi, oggi devo venire a Venezia verso l'una, le due. Trovo acqua alta? E guardi, per oggi non sono previste alte maree, se non molto contenute, e troverà acqua solo in piazza San Marco. Di telefonate così, il centro previsioni e segnalazioni maree di Venezia in questi giorni ne ha ricevute a migliaia, residenti, lavoratori, ma anche turisti impressionati da notizie a volte un po' fuorvianti. In ogni caso, l'acqua alta quest'anno ha fatto tribolare un bel po' e il 2009 può considerarsi l'anno dei record. Abbiamo quest'anno battuto, uguagliato tutte le massime frequenze che abbiamo avuto, cioè gli anni 1996-2002 che segnavano dei record, dei massimi storici, quest'anno sono stati battuti. Colpa delle condizioni meteorologiche negative e del vento di scirocco che spinge l'acqua da sud a nord e la fa defluire con maggior lentezza. Ma non solo, una delle ragioni dell'incremento di alte maree così sostenute è certamente l'innalzamento del livello dei mari, anche dell'Adriatico. Abbiamo notato dalle statistiche che il livello medio del mare, che si era assestato per 40 anni circa, dagli anni 60 ai 90, su una media di 23 centimetri, l'ultimo decennio è passato a una media di 26 centimetri, cioè Venezia ha perso almeno 3 centimetri in confronto col mare. Sono pochi, si dirà, però per una città che è a contatto col livello del mare vuol dire molto. Intanto i veneziani si armino di pazienza, nei prossimi giorni dovranno tornare a fare i conti con passerelle e stivaloni. A breve, sia domani che il giorno 8, avremo due nuovi impulsi con due nuove situazioni di scirocco, probabilmente l'8 anche abbastanza forte, per cui potremmo avere di nuovo il suono delle sirene. Domani un'acqua, diciamo, medio-alta, quella dell'8 potrebbe essere anche un pochettino più consistente.